Ciao a tutti Gucci, ben ritrovati dal vostro Andrea Nicolatuno su Yo-Kai Watch Psicospettri. Iniziamo il post-game in maniera brutale, 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 brutale. Come vedete il team è già cresciuto tantissimo grazie al fatto che mi sono passato gli Yo-Kai su Psicospettri e li ho fatti allenare contro Lethal Dama tante tante volte. Perché l'ho passati su Spiritossi invece di allenarli con Dekadama su Psicospettri? Perché su... A parte il fatto che potevo riaffrontare Lethal Dama anche su Psicospettri, però dovevo prendere Tartarcordo e farla fondere con l'aspirapolvere. L'aspirapolvere non l'ho preso. Dato che ce l'ho già attivata Lethal Dama su Spiritossi, me lo passo lì, li alleno, c'ho anche gli yokai molto più forti su Spiritossi e possono dare supporto ai miei yokai allenandoli un po' per volta. Comunque sia, del team precedente ho lasciato solo Jibanyan, Crinicoma e Omblu. Poi ho messo Linguermiera che ho fuso tempo fa, praticamente quasi all'inizio del gioco se non vado errato, Shogunyan che ho fatto appunto, ho aperto le pagine del Medallium, e Arachnus. Se non sbaglio Shogunyan è il secondo che ho fatto, mi sembra che ho fatto lui e Spoilerina, sì, Spoilerina, no, Rovinella, vabbè in inglese, troppo in inglese sono abituato, guardo troppi video in inglese, quindi sì, abbiamo Shogunyan o Shogunyan e Rovinella, per il resto mi manca ancora un pochino. Ci sono ancora un po' di yokai da prendere. Ho già parlato con lui perché mi sono collegato con Spiritossi e Polpanime e abbiamo le chiavi, chiave cervo, chiave farfalla e chiave cinghiale, oltre alla chiave spettrale, che questa te la dà in automatico una volta fatto il collegamento. Quindi entriamo, qua abbiamo Traspec. Resta nei paraggi per cui non preoccuparti. Non serve salvare. Per quanto riguarda la via del mistero è molto diversa da quello che era in Spiritossi e Polpanime. Il problema è che non mi ricordo dove andare. Dunque, devo cascare qua dentro a questi cosi, è ovvio. Ma perché mi sono allenato tanto? Perché ho deciso di allenarmi così tanto? Fino al livello... fino all'oltre al 60 addirittura. Il perché lo vedrete a breve. A dire il vero neanche basta il livello 60 per tutto quello che c'è da affrontare nella via del mistero. Non basta. Infatti devo ancora potenziarmi un altro pochetto. Però lo farò da solo per conto mio, mi allenerò molto 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 duramente. Il primo boss che affronteremo oggi, comunque se non l'ho detto, ma è Tornocchio. Tornocchio, e dopo Tornocchio c'è anche, se non ricordo male, si chiama Manitut o Tuttiman, una cosa del genere. Sono la controparte di Tifocchio e la controparte di Manipiu. Quindi insomma sono yokai abbastanza feroci. Allora, vediamo un po'. Siamo sempre sulla via del mistero standard. Qua dove devo cascare? Qua sotto? Sì, devo cascare qua sotto. Anche perché la via è praticamente dritta, ragazzi. La via è molto dritta. Qua devo uscire di qua. Ma posso anche uscire di qua? C'è un'altra uscita? Sì. Ah, non posso andare da questa parte. Ok. Non capisco perché non posso andare, però va bene, usciamo di qua allora. Ah, quindi là tipo ci si entrava. Ok. Ah, qua c'è uno strumento, lo prendo. Manzo prelibato. Comunque sia, ve lo dico, dopo le lotte contro i due boss nuovi, penso che inizierò a passarmi gli yokai, perché non è che posso stare a perdere altre ore ad allenarli. L'ho già allenati su Spiritossi, per favore. Oh, ecco, ecco, preciso. Allora, qua ci stanno, attenzione, Koros, Bluetooth e ovviamente Nerorco. Ora, qua ci posso andare tranquillamente. E qua pure. Però prima devo salvare. O meglio, qui abuserò del salvataggio e del soft reset quando dovrò catturare Koros, Bluetooth e Nerorco. Catturare, farmeli amico, farmeli amici. E posso entrare qui, parliamo con lui. Ti do il benvenuto, devi avere grandi capacità per arrivare fin qui. Sei in via degli Spiritossi, dove l'armata degli Spiritossi si allena in segreto. Ti serve una chiave cingale per entrare, ma di certo ne è una. Troverai avversari fortissimi, quindi devi essere almeno di livello 55 per entrare. Ci sono anche molti tesori da trovare, quindi spero ti divertirai ad accumularli. Entriamo in via degli Spiritossi, dove c'è Tornocchio alla fine. Ovviamente qua sopra l'unico nemico che c'è... Non l'unico, scusatemi, il nemico più importante, voglio dire. Il nemico più importante che c'è è ovviamente Koros.
e ci sta aspettando, ma io sinceramente devo skipparlo, eccolo. Possiamo combatterci una volta al giorno per farcelo diventare amico? Ovviamente noi possiamo anche saltare, possiamo evitare di aspettare un giorno. Soft resettiamo, perché possiamo salvare prima di entrare. Soft resettiamo e ce lo troviamo lì davanti. Oddio Dio, insomma, per questa porta, per questa strada, diciamo, questa porta, ci vuole il... Poi c'è anche Komajiro. Ciao Komajiro. Ci vuole il livello 55, mentre per l'altra ci vuole il livello 70 e per l'ultima il livello 90, credo, 99. Perché comunque sia Nerorko è tra gli yokai più forti da sconfiggere. Se vi ricordate la boss rush, ho perso una decina di volte, ci ho perso prima di riuscire a farcela. Comunque sia, trovate, alla fine del video trovate la playlist di Spiritossi e anche quella di Polpanime. Però quella di Spiritossi ce la metto sempre perché è la versione più completa, quella che ho completato più di tutti. Manca solo qualche boss, ma come ho detto, un video si è cancellato da solo. Davvero, non so perché non l'ho più trovato. Ecco qua, Tornocchio, mi sembra si chiami Tornocchio. Vuoi teletrasportarti? No. Ok, capisco, però non posso neanche salvare. Credo che si possano trovare anche i Gemnian qui, ma non so di preciso se devo affrontare Diamantosso per trovare tutti quanti i Gemnian, ma credo di sì, credo di sì. E poi far riuscire con la Slot K, ovviamente. Affronterò anche Diamantosso, però per il momento ho la combo audace tra Homblu e Shogunian, quindi io direi di fare così e iniziare con lui. Ecco, già mi ha incantato Shogunian, cosa che non va affatto bene. Però Shogunian sta il fatto suo, eh. Sta il fatto suo Shogunian. Ora giriamo, abbiamo il bonus velocità. Splendido, perfetto. Ehi. I danni che ho fatto non sono male, non sono male, ma devo fare di più. Crinicoma per il momento lo tengo, poi deciderò se levarlo e rimpiazzarlo con qualcos'altro. Homblu ha davvero troppi danni. Homblu ha davvero troppi danni. Devo ricaricare Homblu. Homblu mi serve per fare la combo qua. Allora, ok. Le ho quasi al massimo le loro abilità. Quasi tutti al massimo. Quasi tutti al massimo. Non mi mandare K.O. Shibanyan. Non mi mandare K.O. Shibanyan. Non mica mandare K.O. Shibanyan, ho detto. Ho due pozioni potenti, usiamo tutte e due. Medicina potente, voglio dire. Usiamole tutte e due. Cioè, usiamole tutte e due, usiamone una intanto. Perché poi la fregatura è che avendoli allenati con Lethal Dama di Spiritossi, non ce l'ho qua le pozioni. Le medicine, non ce l'ho qua. Ma mi allenerò anche qua con Lethal Dama. Almeno fino al 70, perché ci vuole un pochino. La medicina potente non la uso. No, devo avere qualcosa. Daikon al vapore. Un po' di PS. No, cavolo, non ho nulla a che fare recuperare tanti PS. Abbastanza. E vai con questo. Perché la curatrice ce l'ho qua, ma è incantata. Ok. Dov'è questo? I soldi. E i soldi non mi servono. Anche se di poco. Ecco. Purifichi. Curiamo. Grazie Linguermere. Dovrebbe purificarsi una volta che cura. Ah. Oggetti. Ma io revitalizzo, che è meglio. No, non ce l'ho fatta. Niente. È difficile. È difficile. Devo comprare qualcosa al supermercato. Sì, un po' di roba potente per curarmi. Ci riprovo. Io non penso di aver sottovalutato il suo livello. Voglio dire, ci vuole almeno il livello 55 per Tornocchio. Io ce l'ho. Anzi, sto sopra il 65 a dire il vero. Quindi non penso di averlo sottovalutato. Anzi, mi sono allenato abbastanza.
Vediamo un po' di farcela. Sperando di farcela. Va bene, ce l'abbiamo fatta. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ha resistito, no? Ce l'abbiamo fatta, perché non ce l'abbiamo ancora fatta. Bene, ora stiamo in audace. Appena Shogunian si riprende l'energy max, lo utilizziamo. Shogunian, ecco. Bene, l'occhio l'ha chiuso. Dai, però. Quando si sommano gli eventi non riesce a prendere ovviamente l'energy max, è ovvio. Ok, andiamo su oggetti subito. Ok. Purifichiamolo. No, Velox un'altra volta, no! No, manzo prelibato no, aspetta. Abbastanza PS, eccolo. No, Homblu, 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 grande Homblu! Shogunian lo lascio un attimo da solo, però è quello che mi resiste meglio agli attacchi d'aria. Anzi, non si fa proprio niente, non si fa. Ok, Snartle, Homblu, 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 prenditi questo. Shogunian è quello che resiste meglio. Facciamo recuperare, ecco qua. Oh, con gli strumenti sto andando alla grande, sto andando. A parte Crinicoma che ci ha preso un po' di danni. Lo lascio un attimo dietro appena prendo gli oggetti, eccolo qua. Ragazzi, la cosa da fare è questa. L'abbiamo fatto, anche backup Homblu è fatta. Eccolo qua. Tornocchio è fatto, e uno è andato. E uno dei boss segreti nuovi è andato. Alla grande. Sono contento, sono contento. Devo allenarli di molto di più, devo allenarli. Devo allenarli molto di più. Se là ci vuole il livello 70, per il prossimo devo arrivare all'80 almeno. Però già so chi mettere. Intanto metto Darknian, intanto. Intanto mi passo Darknian. Perché comunque sia... non mi piaceva fare i boss con yokai che già ho, però ho visto, dico... Siccome io sono fesso, ho fatto il fesso rigiocando tutto quanto il gioco con un team nuovo e gli altri no, ho detto stavolta invece no, stavolta faccio come gli altri, perché se gli altri lo possono fare allora anch'io posso farlo. Certo, non è che se però gli altri vanno a rubare posso andare a rubare anch'io, questa è una cosa un po' diversa in videogioco, specifichiamo. Esfera Mega, tu mi dai Esfera Mega, va bene, va bene, non ci lamentiamo per essere la prima volta. Non ho altre monete! Trovati nel terrore onirico. Ma neanche se mi paghi ci voglio andare al terrore onirico. Oh, strada senza uscita. Ok. Vuoi teletrasportarti alla casa deserta? Certo, Trispecchio. Traspec, voglio dire. Traspec. Un lapsus freudiano. Ok. E il primo boss è andato, Tornocchio. Quindi domani toccherebbe a, appunto, a Tuttiman, se non vado errato si chiama. Però devo allenarmi, perché sarà a livello molto più alto, ma... mi porto alcuni yokai degni di nota. Quindi come sempre QG vi ringrazio per aver seguito questo video di Yokai Watch all'inizio del post game. Domani Tuttiman. Come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.